No, vai tu. No, tocca a te. Litighiamo! Litighiamo sto bene, bene. Allora, veniamo, come capita spesso in questi casi, cioè quando veniamo anche qui in questo bellissimo borgo medievale che ci ricorda molto antico, tante di imprese derivazione etrusca, di derivazione etrusca, non ce la scordiamo mai. Tante imprese medievali dove l'unico che comandava era il più forte. Oggi invece la situazione è diversa, noi apparentemente andiamo a fare le denunce, denunciamo, ma il più forte se ne frega altamente. Allora, quindi la situazione sembra diversa, ma in realtà la situazione è la stessa. La sostanza è una piccola differenza, che all'epoca del Medioevo chi si proponeva come il più forte molto spesso cadeva vittima, vittima del succube, del sottoposto, e oggi è difficile colpire queste persone. Noi comunque siamo pronti anche a operazioni più consistenti. Noi non demordiamo mai. Mai. Quindi lo sappiano i nostri amici, vogliono fare delle leggi anche specifiche e giugulatorie della libertà dei cittadini, lo sappiano, noi non demordiamo. Oh, allora, siamo reduci da un'ulteriore denuncia, che è molto importante, che illustrerà Orazio adesso. Per quanto mi riguarda, io voglio far vedere fotocopia di un articolo di un giornale. Bellissimo. Che è indicativo di uno scenario economico, politico, finanziario. Beh. Allora, che cosa c'è scritto? Il lavoro fascista, e questo è il giornale. Un avanzo di 1.289.000.000 nell'esercizio finanziario 1936. Avanzo attivo, non un passivo. Certamente, ci sarebbe stato un ammanco. Questo avanzo è la conseguenza della prima legge bancaria che fu fatta nel 1936. Fra il 33 e il 36, con vari provvedimenti. Con il processo di nazionalizzazione, sia pure indiretto, della Banca Centrale. Che significa? Significa che i guadagni della Banca Centrale sono andati tutti al popolo italiano, con un avanzo di cassa immediatamente ravvisabili, non dopo anni, immediatamente. Sì, esattamente, è successo esattamente il contrario. Grazie ai soliti esponenti di questo clan, facciamo un po' di nomi. Prodi, Amato, Ciampi, Andreotti indirettamente di sguincio, il signor Topo, Sorcetto e quant'altri, di cui ovviamente degni eredi sono Monti, soprattutto Napoletame. Napoletame. Esattamente. E ci mettiamo anche Draghi. Che comunque è molto vicino all'altro Napo. Sì, certamente. Allora, detto questo, questi qui hanno fatto esattamente il contrario di quello che fu fatto nel 1936, nei fatti, nel 35-36. Questa operazione che ebbe una grande risultato, ma fece incazzare i finanzieri internazionali di Wall Street e della City di Londra, quelli che in conseguenza di queste cose ci hanno poi fatto la guerra. Perché? Perché prendevano quei soldi lì, quei soldi che venivano in tasca a noi, andavano a loro, giustamente si incazzavano perché perdevano degli introiti. E' esattamente la stessa ragione per cui i soldi che vengono rubati ai cittadini italiani e inducono i cittadini italiani al suicidio, per cui tra l'altro sono stati denunciati questi signori per induzione al suicidio. Anche il Tribunale Internazionale Penale dell'AIA, più volte l'abbiamo già fatto. Noi l'abbiamo fatto, Federconsumatori che li ha denunciati, è un'entità leggermente più grossa di quanto non siamo noi. Adesso diamo la parola a Orazio, il quale ci illustra il senso di questa denuncia da noi presentata un'oretta fa. Bene, come i nostri amici oramai che ci seguono sanno, noi operiamo su vari livelli, in vari settori, anche non nostre, o ad iniziative che ci coinvolgono direttamente e che, a cui partecipiamo, a cui abbiamo
anche qualche anno fa. Con la nostra fattiva collaborazione. Esattamente. Uno di questi diciamo, strumenti che abbiamo contribuito a mettere a punto è un partito che ha già partecipato due volte alle elezioni regionali e che si chiama, del Lazio, e che si chiama Rete dei Cittadini. E con questa compagine io, Giorgio, Enrico, a varie associazioni, facendo riferimento in particolare a Alba Mediterranea, abbiamo poi diciamo, partecipato a questa campagna elettorale sotto elettorale come tutti, e abbiamo fatto anche il nostro bel attacchinaggio di manifesti elettorali. E facendo questa operazione ci siamo resi conto, facendola noi in prima persona, perché non possiamo nelle nostre ristrettezze economiche permetterci di pagare dei subordinati che vanno a farlo per conto nostro, come fanno tutti gli altri, gli altri foraggiati abbondantemente dalla finanza internazionale, ricordiamoci sempre, perché ricordiamo di nuovo, perché gli italiani sono molto distratti, i nostri amici è bene che si rendano conto delle cose per quello che sono. Allora, a tutt'oggi vediamo Roma, e noi stiamo a Roma, vediamo Roma, che si va riempiendo di enormi manifesti con delle facce di teste del cazzo, che ci sono cazzo che non potevano essere peggio, che chiedono il voto per le prossime elezioni comunali, dove tirano fuori i soldi queste persone. Visto che una campagna elettorale basata su questi manifesti costa svariati milioni di euro. Sì, perché allora parliamo di cifre, milioni di copie. Esatto. Io vorrei capire, ed è uno dei motivi di cui chiedo contezza alla magistratura, di come si può riuscire e pretendere di stampare un milione o più di copie di manifesti quando ci sono, per legge, in base a tutta una serie di argomenti che non so a dire perché sarebbe troppo lungo, che comunali a destinare allo scopo della fissione dei manifesti elettorali determinate, ben precise e delimitate e anche molto limitate nel senso di quantità, di numero, bacheche e plance che servono solo ad inserire quel manifesto elettorale di quel determinato partito e basta. Che sono tutte numerate. Gli altri partiti oltre noi, di cui noi siamo a conoscenza, perché potrebbe esserci pure qualcuno che noi non conosciamo, abbia fatto quello che è un dovere civico di qualunque cittadino, cioè una legge, e va rispettata, perché se questa legge esiste perché abbia poi delle conseguenze positive e negative per chi le tollera o per chi le permette o chi le evade e così via. Cioè, se esiste una legge, o la si cambia perché non è giusta, oppure la si osserva. Quindi, nel caso specifico esiste questa legge, anzi una serie di leggi a partire da quella del 1956 e poi le successive, che dicono appunto che le giunte comunali devono destinare degli spazi ben precisi, delimitati, circoscritti, definiti anche nominativamente per quel determinato partito politico, e ai partiti politici quegli spazi devono utilizzare. Poi queste sanzioni prevedono anche addirittura non solo pene pecuniarie, ma anche la reclusione fino a 2 anni per ciascuno evento. Quindi quando qui facciamo il caso di qualcuno che nel Lazio, abbiamo fatto il conto nel Lazio ci sono circa 20.000, esagerando, bacheche, plance che possono ricevere i manifesti elettorali. Quindi al massimo uno potrebbe fare 20.000 manifesti, perché più di tanti no, o diventa affissione abusiva se li attacchi lungo i muri, oppure quei 20.000 ti abbassano. Allora, qualcuno mi dovrebbe spiegare come è possibile, noi abbiamo parlato con dei tipografi specializzati in queste cose, che parlano di cifre attorno al milione di manifesti per situazione, per candidato.
Quindi è una cosa semplicemente folle, ma quello che mi meraviglia non è tanto, diciamo, la protervia di questi infami che fanno queste cose qua, ma la assoluta ignavia e inazione da parte di chi obbligatoriamente per legge deve andare a verificare che questo non accada. Ci sono degli articoli di legge, che non sto a dirvi, che prevedono che immantinente, continuamente, come è accaduto in un caso di un unico paese di cui voglio fare il nome, voglio fare il nome perché è giusto citare anche chi agisce bene, e cioè tutti i funzionari del comune di Rignano Flaminio, che quando noi ci siamo presentati per fare le affissioni immediatamente sono venuti, perché c'era qualcuno che controllava le plance, e hanno preteso di vedere tutta la documentazione che ci permetteva di fare questo attacchinaggio. Ora, se lo fa un piccolo comune come Rignano Flaminio, vorrei vedere perché non lo debba fare nessun altro comune. Cioè, questo è veramente un lassismo deteriore della peggiore specie. Cioè, e questo è la mancanza di controllo, è la mancanza di sanzione, sì, che di permette grave. Anche poi l'abusivismo, che poi permette anche l'evasione fiscale, appunto. Fra virgolette, che no, noi sappiamo, ma l'evasione fiscale è anche un falso assoluto. Questa cialtroneria di fondo, perché partiamo veramente da un concetto base, siccome la legge dice questo e tu invece in questo arraffa di cialtroni, di opportunisti, di affaristi, di cialtroni, riempi tutte le plance con lo stesso manifesto, quello che viene dopo ti copre di nuovo tutto tutte le plance. Allora, prima di tutto uno spreco formidabile, secondo il disprezzo inquinamento assoluto. Il disprezzo del concorrente e il disprezzo del cittadino, no, dell'elettore. Beh, certo, il cittadino in quanto elettore. Allora, che cosa suggerisci? Che cosa ti puoi aspettare da una classe dirigente che si comporta così? Che nel migliore dei casi sia un'organizzazione di ladri, di delinquenti, di assassini. O di incapaci, di assoluti incapaci. Incapaci. Cioè, non è possibile. Non ti puoi aspettare altro. Diciamo, prevedere possibili alternative. Ma sai a che cosa ti dico a conclusione di questo intervento? Perché ormai l'abbiamo detto. Sì, sviscerato. Che io al posto di queste plance, sai cosa ci metterei? I rostri alla romana, ai tempi dei rostri, ci appiccicavano la testa degli stronzi che si erano delinquenti, capito? Li attaccavano. Gli italiani li tagliavano la testa e le mani, e li mettevano le mani lì e la testa sopra. Ci starebbe molto bene. Come esempio, ad uso e consumo del cittadino. Allora, attento che come sgarri. Invece di mettere la fotografia della testa de cazzo, ci metti la testa stessa e gli togli la voglia di rompere i coglioni. Amen. Però ne puoi fare uno solo. Chiudi. Hai chiuso?